abbiamo davvero esagerato di nuovo. Sì. Per la prima volta oggi qui nell'Officer Giustachini. Il trono di quaderni. Sua maestà. Benvenuti nell'Officer Giustachini. Oggi siamo qui per fare un po' di shopping a tema back to school. Venite con noi. Lo scopo principale di oggi è andare a cercare l'agenda barra diario. Perfetto per questo nuovo anno. E anche guardare un po' gli zaini, perché il tempo stringe. Ma poi, cioè, non so se vediate lo sfondo dietro di noi. Io sono stracuriosa, faremo tanti danni, assolutamente. Se abbiamo già il carrello vuoto, ma diventerà pieno. E ovviamente uscirà anche l'hall dove vi mostriamo tutti i nostri acquisti. Andiamo. Credi di iniziare? Andiamo. Avevamo già iniziato a scoprire gli zaini un mese fa, perché siamo venuti esattamente un mese fa. Noi ci stiamo preparando da luglio a questo rientro a scuola, perché vogliamo farlo nella maniera più corretta. E abbiamo preso tantissime cose. Siamo soddisfatte? Sì. Però compreremo ancora, ovviamente. Ci sta dell'altro. Tra l'altro abbiamo visto che ci sono un sacco di novità che quando siamo venute a luglio non c'erano. Giustamente, perché ci direte: oh, ma perché a luglio stavate già pensando back to school? Perché noi ci pensiamo sempre, ci pensiamo anche a dicembre al back to school. Quindi andiamo a scoprire un po' di zainetti. Ne ho visti un po' nuovi, di nuove marche che veramente mi hanno stupita. Andiamo. Ci chiedete sempre: ma quali zaini ci consigliate? Qua ce ne sono letteralmente una marea. Direi di iniziare da quelli che consigliamo per le elementari più piccolini. Esatto, potete scegliere o quelli con le rotelle, che piacciono tanto alla Auri. Sono bellissimi perché soprattutto sono comodi, non vi spaccate la schiena. Pratici soprattutto per quando siete ai primi anni di elementari. Questo ad esempio è della Selma, ma ce ne sono anche di tante altre marche, ad esempio questi qua. Oppure, se dovete andare alle medie, quindi siete già un po' più grandicelli, noi vi consigliamo sempre di stare sugli zaini della Isfahan. Ma perché, direte voi? Perché dovete portare libri, quaderni, di tutto e di più, veramente, lo diciamo per esperienza. Cioè, non è proprio una cosa, è così, anche perché se non portate il materiale vi danno anche la nota. Quindi, una cosa che vi consigliamo? Questo zaino stupendo che abbiamo trovato per la prima volta oggi qui, nell'Officer Giustachini. Ta-da! I modelli possono essere due che consigliamo. O questo che, sinceramente, non l'avevo mai visto e si chiama Ispac Padded Double. Ma quanto è bello con queste tasche doppie davanti, così poi mettete le vostre qua, cose personali. Una qua gigante, poi è morbido, bello, e anche una tasca qua dietro. No, questo qua è veramente la bellissimo. Svolta. Non esisteva quando andavamo alle medie noi, per dirvi. Mi sento proprio vecchia, ma poi ci sono tantissimi colori, anche ovviamente colori per ragazzi, per esempio qua c'è il verde militare. Come se esistessero i colori per ragazze e per ragazze. Vabbè, Auri. Oh, è un po' per tutti, dai. De Gustibus. Oppure quello che avevamo utilizzato alle medie io e Lauri. È il modello Pinnacle, che è quello che ha tre tasche. Se avete tante cose da portare è la è over the big. Problemi. E questo qui tutto brillantinoso è in palette per Lauri, quindi ci piace. Io avevo questo, di questo esatto colore, azzurro. Non so perché l'avessi preso azzurro, ma ce l'avevo così. Io l'avevo preso nero, non mi piaceva per niente all'epoca. Adesso tornassi indietro lo prenderei nero. Per cambiare un po' marca, c'è anche questo qua dell'Invicta, che ha sempre lo stesso concept con esatto. Le tre taschine. Diciamo che siamo sempre lì. Noi ve lo consigliamo perché, ragazzi, cioè, fidatevi di Ali Auri, alle medie. Dovete avere tanto spazio. Esatto, tante cose, oltre ad avere la tastiera, cartellina auto. Di arte, di tecnologia. Purtroppo sono così quei tre anni. Però direi di passare a quelli un po' più grandicelli, ovvero le superiori. Per le superiori gli zaini perfetti sono questi qui della Instapack Out of Office. Sono quelli che abbiamo utilizzato i Lally, sono esatto. Proprio, cioè, un evergreen. Però comunque non sono troppo piccoli, perché come vedete ci sta tutto. Anche perché al superiore diciamo che il materiale diminuisce molto di più. Siete molto più autonomi, potete portare essenzialmente quello che serve, quello che volete. Quindi non è tanto grande, è uno spreco proprio anche di peso, perché esatto. Pesa. Ma abbiamo visto la novità qui da Giustachini e sono gli zaini che abbiamo utilizzato anche noi per metà delle superiori. Però devi fare una corsetta per andare a vedere. Ta-dan! Noi siamo letteralmente scioccate. Sono i Kanken. Questi sono i nostri zaini del preferiti. Cuore. Esistono di tre misure: piccolo, medio, grande. Questo qui è la misura media, che è quella che noi consigliamo per le superiori, perché ci sta tutto, ci sta anche dentro il computer, per dirvi. E ha la particolarità di avere una tasca molto grande, profonda, con dietro anche una sorta di imbottitura. Esatto. E poi qui davanti ha un'altra taschina, però è bello perché ha anche queste due magliette, ha dei colori spastello, tipo lilla, stupendi. Infatti io ho questo qui, me l'ha regalato la nonna al compleanno e lo utilizzerò quest'anno. E poi anche, diciamo, le bretelle sembrano sottili e quindi potrebbero spaccarvi la schiena. No, non sappiamo come, sono comodissime. Esatto, sono studiati perfetti e sono anche comodi per andare in viaggio, da portare come bagaglio. Poi abbiamo visto anche un nuovo modello, che questo qua è in alto, che sembra più una borsa. Una borsa da università.
Ecco, però questa è un'università, esatto, onestamente molto molto carina, perché potete portarlo così. Bella, bella. E io ce l'ho ben di tre colori, il canke in questo qui, quindi proprio una roba che amiamo tanto. Ce l'ha Bordeaux. Per i papà che invece accompagnano i figli e le figlie da giustacchini, abbiamo... Esatto, quindi il nostro papi. Abbiamo anche per voi la soluzione. Ossia gli zaini dell'Apiquadro, cioè una marca top secondo noi. Devi sapere che a Milano se non hai lo zainetto non puoi entrare in metropolitana. Anche per chi banalmente, tipo lei, fa l'università, lo zaino è molto comodo, anche una bella borsa spaziosa, e qua ce ne sono di tutto e di più. Perché dobbiamo parlare delle agende, quelle serie da professionisti. Queste sono proprio le agende. Le agende. Cioè, maiuscole, le agende. Perché sono le Filofax. Costano tipo un rene, cioè questa qui piccola costa 140 euro. Ma sei sicura? Questa costa, sì, 74. Ma questa ha già dentro tutte le pagine? Questa qui anche. Non c'è qualcosa che non quadra, comunque è proprio bella. Guardate, dentro tipo... tutte le pagine qui che si aprono, e poi essendo ad anelli si possono cambiare, quindi in realtà tu compri questa robina qui di pelle, perché è di pelle, c'è pure scritto, e cambi semplicemente i fogli ogni anno che passa. Ma avete visto i colori di queste due? Sì, sì, sono strabelli. Scusami, guarda quanto costa questa, 43, allora sì, è questa evidentemente che ha il prezzo scritto sbagliato. Oppure questa è specialissima. Euro. Ah, penso che costi 139, no, non lo so, vabbè, non importa, va bene così. Le lasciamo bellissime qua perché... Perché le prenderò quando sarò un po' più grande, avrò una casa, c'è la bustina per inserire i soldi, bellissima, stupenda. Io però organizzo una casa, ma non sono ancora... Non sei ancora a questo livello, Apri, no. Mi dispiace. Come non sono degna? Non sei degna. Grazie. Per le Filofax bisogna fare una processione di inizializzazione. Invece qua ci sono delle penne, queste sono serie, ce le ho, esatto, anch'io, sono della Lamy. Sono bellissime perché potete prenderle o a sfera oppure stilo. Io ce l'ho, esatto, stilografica ed è stupenda. Ah, perché poi si possono comprare anche le ricariche, sia nere che blu, blu, nero. Questa ce l'ho blu, nero, la ricarica. E non sono neanche troppo costose, quindi ma durano tantissimo. Però lì direi di andare a vedere le agende, sì, perché andiamo. Stiamo perdendo un po' troppo tempo qua. Se vedo il carrello ancora vuoto, giusto? Sì, ah, in il realtà, carrello ancora vuoto. In realtà abbiamo proprio dimenticato il carrello. Dov'è? Andiamo a prenderlo? Andiamo a prenderlo, ma poi io voglio vedermi le Filofax. Andiamo a prenderlo. Non so se avete visto, ma c'è una vaschetta di evidenziatori stabili, tipo per fare così. Ma la cosa ancora più bella è che c'è scritto promo. No, Auri, dai, dai. Sei, no, sempre la solita esagerata. No. Non abbiamo io avessi bisogno. Il giallo pastello, sarei molto felice, perché è il mio preferito. No, perché il giallo pastello ovviamente è quello che non è in promozione. Ah, mi viene da piangere vedere tutte queste cose. Però qua tra l'altro ci sono un sacco di penne della Stabilo Pennarelli che abbiamo visto la prima volta che siamo venute a luglio. Questo qui è tipo il roll con tutte le brush pen della Stabilo, che vi consiglio perché sono molto molto belle. Stiamo passando un po' troppo velocemente sulle penne evidenziatori eccetera. Ma perché? Perché semplicemente abbiamo fatto questa parte molto approfonditamente la prima volta che, esatto, siamo venute qui. Tipo abbiamo comprato solo penne evidenziatori, pennarelli, quindi vi rimandiamo al primo haul che abbiamo fatto. Esatto. Un disastro abbiamo fatto. Le abbiamo, noi, guardate tutte. La mamma può confermare, anche, esatto, voi se andate a vedere il video. Però abbiamo ancora il carrello vuoto. Questa cosa non mi piace tanto. No, neanche a me. Però adesso andiamo, faremo un bel giretto e capiremo. Sì, nei diari dove li analizzeremo uno per uno. Tra l'altro ho visto che ci sono queste matite meccaniche che io le ho finite ma le adoro. Costano un po' un rene, però magari una me la prendo di questa qui, azzurrina perfetta, guardate che carina. È la Monograph della Tombow, fantastica. La vuoi anche tu? Ma vado via un secondo e fai già danni. Ma mi serve questa. Ti serve? La vuoi anche tu? No. Perché no? Sì, anche tu? No. Quindi ti faccio sentire in colpa. Come vedete di cancelleria qua ce n'è in abbondanza. Cioè potrebbe praticamente pure fare così. Potrebbe essere il nostro trono questo, un trono fatto di quaderni. Esatto, cioè, tipo il trono di spade, no. No, il trono di quaderni. Mia maestà. Sua maestà. Sua maestà. Portami tutta la cancelleria che c'è qui. Vai in missione a prendermi la cancelleria. No, scappo via con il nostro carrello. No, oh! Ah, eccoli qua, sono i post-it. Ti ricordi, no, ste robe? Le copertine queste qua. Che però non potevi avere così. No, perché dovevano tipo vedere. Esatto. Sapevi questa... Il male proprio. Però ragazzi, cioè, ci diteci che verde scienze, matematica blu, italiano rosso, arancione storia e geografia. Sì, è vero, Auri, è vero, vero. Giallo religione, sì, e tipo trasparente inglese. Sì, no, io azzurro avevo inglese. Ma è trasparente. Va bene, ci sta. Cioè, non sono questi, malissimo. Scopriremo il nuovo color code di quest'anno con i video back to school di questa settimana. Guardate che belli post-it trasparenti. Ah, oh, che utilità hanno.
come abbiamo già spiegato, sono utilissimi perché magari se dovete sottolineare dei libri o state leggendo, volete appuntarvi delle frasi, ci scrivete sopra e la frase sotto si vede, perché sono trasparenti. Io li prendo di questo colore petrolio e basta, perché non ho tanto bisogno di queste robe qua utili, ma appena una certa. Io invece voglio prenderli rosa, arancioni mi piacciono tantissimo. Va bene, Auri, prendili anche arancioni allora. Questa volta a me servono delle cose utili, cioè le bustine trasparenti. Ne prendiamo due, Auri. Sì, direi di sì. Facciamo 50, madonna. No, adesso possiamo dividerla. Un portalistini, questo serve sempre. Però non mi piace con foglietti così. A me piace. Te lo cercheremo più bello dopo, allora. E boh, io mi sa che prenderò un altro pacchettino di fogli protocollo, perché non si sa mai, li userò tutto l'anno, quindi ben venga a prendere un altro paio. Io invece prendo i fogli a quadretti. Ma così servono? A me servono sempre, anche da mettere nel portalistini. Va bene, Auri, va bene. Che ti dico? Guarda, c'è un'altra cosa poi. Oddio, questi quadretti enormi che si usavano alle elementari. No, sono rimasta malissimo. Pensavo fossero quadretti 5 mm. E invece non esiste solo tu al centro del mondo, sai. Scusa, hai ragione. Se non avete avuto almeno un quaderno da disegno della Fabriano, non siete nessuno. Cioè, madonna, mi ricordavo tipo F4, F2, liscio, ruvido, squadrato, lo squadrato. Io se avessi portato i fogli già squadrati mi sarei beccato 500.000 euro. Liscio, ruvido, grande, no, piccolo, arte, tecnologia. Per arte avevo l'F4 ruvido, grande così, e per tecnologia l'F2 liscio, piccolo. Ma per non parlare della carta lucida. Che poi non la chiamavo carta lucida, io la chiamavo tipo carta velina. Sì, a un certo punto poi mi sono stufato, usavo la carta forno. Artistico, ciao. Perché se avessi detto alla mamma alle 9 di sera, mamma, mi sono dimenticata per il giorno dopo il materiale della carta velina. Ecco, esatto. Usiamo la carta forno. Esatto. Qui ci sono tantissimi diari. Di tutte le marche, di tutti i tipi, ad esempio qua c'è quello della Seven. Quello del Napoli. Quello di Barbie. Oddio, quello di Formula 1. Vabbè, noi abbiamo appena detto, andiamo verso le agende, perché diari sono grandi, invece staremo qua. Esatto, no, guarda che bello questo dove ci sono dentro le carte da 1. Però questo è... della smemoranda. Strabello, vabbè. Evoluti. Però noi siamo team agenda da qualche sempre. Anno. No, da sempre. Non è che sei nata con l'agenda incorporata. In realtà sì, l'ho sempre saputo che era team agenda. Cioè, strabello. Ma avete visto l'agenda di Barbie? C'è pure olografico. Praticamente sembra che abbia lo tenere in testa. Vabbè. Io Barbie sirena. Facciamo vedere i diari un po' più iconici che ci sono da sempre, per sempre. Qua c'è la BU che penso sia uno dei più apprezzati. Che abbiamo detto che adesso hanno fatto anche addirittura le copertine, quelle magnetiche. Tipo magnetiche, che boh, vabbè, non so quanto senso abbiamo possa avere. Senso, no. Però magari voi sì. Esatto, poi ci sono quelli della Smemoranda, quelli della Comics. Della BU. Esatto. Guardate che bello questo qui della Comics, tipo... un po' Barbie. Un po' Barbie, vabbè, ci sta, è uscito Barbie a quest'anno, quindi oppure, ci sta. Per esempio, ce ne sono tantissimi della Smemoranda. Ce ne sono veramente tantissimi, però noi andremo verso le agendine. Ali, hai visto che c'è pure il BU Lilla? Però non è il Lilla che piace a me, cioè questo è il Lilla che piace a me, vedi? Questo colore che non saprei bene identificare. Però almeno si è un po' differenziata, prima faceva sempre e solo il diario così bianco. No, io l'ho comprato arancione un anno, quindi no, vabbè. Sbagli. Anche questo colore non è male. Ma non mi chiedo perché fanno i quadretti così dentro. È come non piacciono i quadretti, oddio. No, però è comunque un bel diario, però comodo, pratico. Tipo... strano. Ogni numero è diverso. Però è bello che ci siano tipo le bustine di plastica ogni tot. No, anche gli sticker belli ci sono, ci piacciono. Quindi lo prenderei? No. No. Mi piace, però è sì. Bello, dai, ci sta. E tra l'altro sono anche in offerta. Se volete farci un pensierino, ci sta. Ma io di così non si può. Però Ali, adesso veramente dobbiamo concentrarci verso le agende. Abbiamo lasciato il carrello da qualche parte, ma andremo a recuperarlo in un secondo momento. Esatto. Perché dobbiamo veramente la priorità è l'agenda. Questa è per nostra mamma che si scrive pochissimi impegni durante il giorno, quindi leggera, piccolina. Non arriva piano che ha un'agenda grande così, no. C'è anche più piccola se vuole. Perfetta. Tra l'altro abbiamo visto che le agende che abbiamo preso il mese scorso sono arrivate anche di altre colorazioni. Questo verde un po' salvia. Molto bello. Nera, che è molto bella perché l'oro risalta molto sul nero. E la cosa ancora più bella è che sono arrivate le Moleskine piccole settimanali. Dopo te lo faccio un pensierino. Sì, questa è bellissima. Tra l'altro ci sono due varianti. Questa qui che ho scritto 23-24, che è esattamente la stessa che abbiamo preso anche in Big. Oppure ho scritto 2024. A me piace molto. Piace molto anche a me. Se no ci sono queste qui della Legami che sono strabelle, con gli anelli, che sono molto pratiche, devo dire, perché almeno con gli anelli sta aperta tutta. Però non mi piace tanto dentro come è fatta. Però ce ne sono tante della Legami molto molto carine. Sì, perché questa qui con l'impostazione dritta
è scomoda secondo me, molto. Però molto se alle superiori volete un'agenda un po' carina, esatto, colorata, la Lega mi ha delle fantasie molto molto belle. Sì, strabelle. Oppure guardate questa che carina. Io non so perché le fanno sempre con questa impostazione qui verticale, ma io non mi trovo super guardate bene. Guardate queste che carine che sono della Legami. So che è bella perché c'ha anche l'impostazione mensile molto carina. Ed è la stessa Auri che l'anno scorso avevamo preso così, planner. Che abbiamo mai usato? Io no. Ma va bene comunque. Oppure c'è questa qui della Comics, che però dentro mi sembra un po' triste, non mi piace. Oh, dipende dai punti di vista, però fuori è molto molto bella. Sì, fuori è molto molto bella e anche un bel colore, devo dire. Ah, è difficile la scelta, molto. Questa è veramente ardua. Bella anche questa, però troppo piccola. Smemoranda Uni, quindi penso università. Perché ci sono anche queste qui, sennò della Legami, che avevo preso un paio di anni fa, e questa qui devo dire che mi piace tantissimo, sì, per la sua fantasia, è stupenda, c'è scritto positive vibes, positive mind, positive life, sì, ed è giornaliera, io la vorrei settimanale, non giornaliera. E io questa qua della Legami all'epoca l'avevo presa con le formule di matematica. Eccola di qui. Einstein. Ecco, una roba del genere, un po' così, un po' per goliardia, ecco. Sì, un po' per darsi un po' di positive vibes, perché va bene. Oh, grazie. Purtroppo le agende della Moleskine, quelle tipo misura normale, sono già terminate. Quindi noi ci siamo prese in anticipo, in realtà, esatto, ci siamo prese in ritardo. Cioè, solamente rimasta di questa misura qua settimanale, ma è ovviamente troppo grande da portare tutti i giorni a scuola. Oppure è rimasta quella giornaliera, che però è maton. Io e Lally abbiamo guardato tutte le agende, proprio tutte le marche. Ci piace questa, anche perché è abbinata alla nostra questa qui. Ci piace, quindi però uguale, senso, con scritto, esatto, in inglese. 2024, quindi adesso andrò a vedere le Filofax, perché potrei fare questa partita di quest'anno. Anche la Filofax. Quindi adesso andiamo a vedere queste e le Filofax e, esatto, le confrontiamo. Esatto. Abbiamo deciso di prendere anche dei portalistini, perché questi qui sono della tinta unita, sono fatti bene. E il mio ovviamente fucsia. E il mio invece lilla. E hanno secondo me 30 fogli, sono strapochi. Ci stanno, vabbè, ci dai, stanno, almeno non è troppo pesante. Che quaderno vuoi? Vuoi quello tipo con i cagnolini? No, che carino. Questi quaderni sono fantastici perché hanno il 30% di pagine in più. Ah, sono, sono quelli belli top, grandi. Sì, però non li voglio col margine, perché no, margine sono proprio fastidiosi. Con margine, con margine, con margine, con margine. Oh, ma tutti con margine. Questi vanno piani. Ah, sì, questi qua sono tutti con margine. Forse, di qua. Forse sono di qua senza margine. No. Sono solo quaderni per la dislessia. Sì, sono proprio evoluti comunque. Questi qua non hanno il margine. Volevo quelli che fossero più grandi. Vabbè, allora riprendiamo quelli che ci sono. Va bene, siamo allo stesso. Copertina di plastica con la copertina normale. Plastica. Prendo questi qua della One Color. Ma no, questi sono 4 mm. Questi qui della One Color. Beh, no, ma con margine. Ma santo cielo. Qua forse. Eccoli. Grazie, Auri. Utilizzo per mate. Sì, non so che mate avrò. Non so se devo fare esercizio. Nel dubbio prendo 3 quaderni. Lilla verde, top. E uno magari lo prendo anch'io di plastica. Comunque ho preso queste colorazioni qua, tutte le colorazioni pastellose. Io invece ho preso fucsia, blu e nero. Allora i colori proprio basici, oh, tristi. Sono una basic girl. Per fisica invece vorrei uno di questi due quaderni, ma siccome sono molto molto indecisa as usual, io direi di fare una bella storia, esatto, su Instagram, un per sondaggio, capire, per capire quale colore prendere. Nel frattempo che aspettiamo di fare la ruota, dobbiamo prendere le gomme Auri e anche le cancelline altre. Le gomme non vedo le nostre gomme della Faber-Castell neanche questa volta. Però io qua ho trovato molto le cancelline che abbiamo preso la scorsa volta, perché abbiamo fatto un'analisi di mercato super attenta per capire quale avesse, esatto, la lunghezza maggiore e anche il prezzo più economico. Certo, mica hanno vinto queste della Lebex. E come gomme mi toccherà cambiare, cambiare, prendere, boh, non saprei neanche quali prendere. Prendiamo questo qui della Stabilo, tanto costa 50 centesimi, prendiamo due a testa e siamo a posto. Va bene. Che triste. Andata. Però Ali, devi fare la ruota come ogni anno? Prontissima. Come ogni video di Giustacchini, che si rispetti, Lali deve fare la ruota. Quindi 3, 2, 1, Ali, fai la ruota. Non ha neanche tempo per indugiare, perché non abbiamo più tempo per registrare. Quindi Ali, ce la puoi fare, ce la devi fare. Qua c'è la tecnica, signori, c'è la tecnica. Adesso dobbiamo scegliere nell'altro l'agenda. Nell'altro video di luglio ho tipo indugiato per mezz'ora, ma adesso non c'è più tempo, andiamo. Ali, ma cosa hai messo? Dei cartoncini per fare i biglietti d'auguri. È vero, perché non ci sono mai. Andiamo, andiamo. Ti prendo! Guarda quante cose! Guarda che bello questo kit della Fabriano! E perché si torna sempre dove si è stati bene, signori e signori, siamo ritornate allo stand delle Filofax. Siamo dei pagliacci, assolutamente sì. Sì, perché siamo ancora un po' indecise, cioè ci sono anche queste qui veramente piccoline, anche a massa. Vi faremo vedere nel nostro haul se abbiamo preso le Filofax o se abbiamo scelto le Moleskine. E adesso andiamo alla cassa. Abbiamo fatto danni di nuovo, ma è più forti di noi ormai. No, tantissimi abbiamo fatto, abbiamo veramente esagerato come ogni anno, ma vedete tutto nel prossimo haul che uscirà, dove vi sveleremo anche di quanto abbiamo sforato questa volta, e vi aspettiamo domani con il nuovo video tema Back to School.